Allora, siamo arrivati allo sbarramento artificiale del Cavalciotto, di Peretrana, che è lo sbarramento più pericoloso del Bisenzio. Questo va assolutamente trasbordato, perché alla fine della discesa forma un nullo, l'acqua forma un nullo, è pericolosissimo. Cioè, ci sono grandi rischi a farlo con la canoa. E proprio avanti, la corrente parte verso la parete, e c'è il rischio di rimanere imprigionati, quindi se non c'è un'assistenza da terra si corrono grandi rischi. Vabbè, si è trasportato la canoa da Santa Lucia, l'abbiamo trasportata passando dalla pista ciclabile che costeggia il fiume, siamo riscesi in acqua e ora ricontinuiamo la nostra discesa verso Prato. Oddio, non riesco a portarla in rosso.